Dal Vangelo di Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi: colui che viene dopo di me è davanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella di questa domenica vi raggiunge dalla cattedrale di Lanciano. Siamo proprio davanti ad essa, davanti a questa natività, dentro una luce, e abbiamo scelto questa location, come si dice oggi, perché il Vangelo, il prologo di San Giovanni, parla anche della luce. Ci presenta Gesù come la luce vera che viene nel mondo. Ci presenta Gesù, il Figlio di Dio, colui che era il Verbo fin dall'eternità, che è venuto ad abitare in mezzo a noi, ponendo la sua tenda in mezzo a noi. Godiamo di questa luce e ricordiamoci che essa per noi è una garanzia di speranza. Certo, il mondo è nelle tenebre. Quest'anno appena passato ce lo ha fatto sperimentare, oserei dire, giorno per giorno. Però, ci ricorda San Giovanni nel Vangelo, le tenebre non hanno vinto la luce. E accogliamo Gesù come abitante in mezzo a noi. Voglio farvi una domanda, care sorelle e cari fratelli. Qual è la differenza fra un ospite e un abitante in una casa? Chi abita la casa la sente sua, fa delle modifiche, rende quella casa piacevole come a lui appunto piace. L'ospite non tocca nulla, ci deve stare un giorno, una notte, una settimana, poi va via. Non è casa sua, non gli interessa. Gesù nel mondo non è venuto come un ospite, è venuto ad abitare in mezzo a noi, a porre la sua tenda. Perciò noi lo dobbiamo accogliere nel Natale non come ospite, ma come abitante. Non possiamo accoglierlo soltanto in questi giorni, in queste vacanze. Lo dobbiamo accogliere per tutta la nostra vita, proprio come chi abita in mezzo a noi sempre. Egli si è fatto carne, perciò dobbiamo riconoscerlo anche nei nostri fratelli,
dobbiamo riconoscere la sua presenza anche nel nostro cuore e dobbiamo permettere a lui di dare senso, di dare vita alla nostra esistenza. Egli, infatti, Gesù, non è venuto a portarci un pensiero, non è una teoria sulla quale dobbiamo discutere, ma è venuto a portarci la vita, è venuto a portarci la benedizione, è venuto a portarci la salvezza. Viviamo questo 2021, che è cominciato solo da qualche giorno, proprio come un'occasione, l'unica che il Signore ci dà per poter essere come Lui. Questa piccola parolina è il segreto di tutto. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Amatevi come io ho amato voi. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Viviamo il 2021 come lo vivrebbe Gesù insieme con noi, in mezzo a noi.